Buongiorno Ivanes. Buongiorno Mattia, buona giornata a tutti i nostri telespettatori. Esattamente ci troviamo all'Istituto Comprensivo di Albinea, alla Scuola Media Ariosto, per parlarvi di un progetto che hanno creato questi ragazzi. Si tratta di un video che si chiama Una casa piena di vita. Quindi questa mattina nel nostro collegamento cercheremo di capire e di portare nelle vostre case questo progetto che è stato fatto da questi ragazzi. Intanto saluto Marika Sacchi, che è un'insegnante di tecnica. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Saluto naturalmente il dirigente scolastico Fausto Fiorani. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E poi naturalmente un volto, insomma, che noi conosciamo bene, Silvia Degani. Ciao Silvia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, intanto partirei con Marika Sacchi per chiederle appunto come è nata l'idea di questo video. Allora, il video è il prodotto di un corso, di un laboratorio pomeridiano che abbiamo pensato io e Silvia. Diciamo che è nato tutto da un incontro, durante un'escursione. È stata ideata questa cosa e poi portata avanti e progettata nel mese poi di settembre del 2022 per essere poi concretizzata nella primavera del 2023. È stato un laboratorio pomeridiano, quindi impegnativo in termini di ore, è rivolto a un gruppo ristretto di alunni che hanno aderito, e 30 ore di lavoro, 10 incontri, 3 uscite e come prodotto finale appunto questo video che racconta il territorio e valorizza anche il territorio e ha portato i ragazzi alla scoperta di questi aspetti. Le parole chiave, secondo me, le ho individuate in questo modo: realtà, complessità, gruppo e diversità, che hanno un po' guidato il laboratorio e hanno portato al prodotto finale, che poi illustrerà magari meglio anche la Silvia, che è la videomaker esperta che ci ha accompagnato in questo percorso e accompagnato i ragazzi. Ecco, lei però ha seguito comunque per passo quel progetto, come ha trovato i ragazzi? Si sono interessati? Allora, io credo molto in questo tipo di progetti dove intanto si lavora in coppia almeno, quindi esperto e docente, sia l'aspetto didattico che l'aspetto più tecnico. E poi il coinvolgimento dei ragazzi nella anche organizzazione del lavoro, che è stato pensato un lavoro a gruppi e dove c'è la possibilità che loro possono esprimere e vedere che dal gruppo e quindi dal contributo di tutti si riesce a realizzare un prodotto che è complesso e quindi avere poi la soddisfazione di questo e comprendere che il contributo di ciascuno è fondamentale. Assolutamente sì, c'è anche un filo conduttore che lega con l'ambiente, no? In questo video. Sì, noi abbiamo pensato di dedicare, cioè il tema scelto è quello appunto dell'ambiente e della biodiversità e quindi rientra in quelli che sono poi tra i goal dell'Agenda 2030, puntare su una educazione alla sostenibilità del territorio e anche una tutela della biodiversità e in più il territorio stesso di cui abbiamo approfondito è un territorio in cui loro abitano, diciamo, e che recentemente hanno riconosciuto chiaramente patrimonio dell'UNESCO. Quando noi abbiamo fatto l'attività non ancora, ma c'era la candidatura e quindi abbiamo voluto sottolineare anche questa peculiarità. Anche perché stiamo parlando dell'anello di Cadelvento, che appunto poi è diventato patrimonio. Grazie professoressa, intanto, grazie. Allora, sentiamo dal dirigente scolastico Fiorani. Ecco, qual è stata l'importanza di questo progetto per i ragazzi, secondo lei? Beh, è stata sicuramente una valenza molto elevata, perché hanno creato, guidati ovviamente dalle due referenti, hanno creato un prodotto originale e hanno imparato tanti linguaggi diversi e a maneggiare soprattutto la comunicazione, che è l'elemento essenziale, all'interno di un quadro di riferimento che coinvolge alcune linee guida che la scuola da anni che porta avanti, ovvero la promozione delle discipline STEM,
e le tematiche ambientali che sono il filo conduttore anche del curriculum di educazione civica della scuola ormai da anni, legato, come diceva la professoressa Sacchi, all'Agenda 2030. Quindi, diciamo, con un progetto tutto sommato abbastanza limitato, siamo riusciti a integrare l'anima della scuola e soprattutto a dare entusiasmo ai ragazzi, che mi sembra che comunque abbiano contribuito in modo molto molto partecipativo e significativo. Soprattutto lo testimonia il prodotto che è venuto fuori, che è un cortometraggio, come si diceva, che è stato comunque apprezzato da molte persone, insomma, da molti soggetti anche pubblici. Perfetto, grazie mille, grazie ancora. Allora, Mattia, intanto io ricevo la linea, poi... Sì, è una nostra collaboratrice di Telereggio, quindi siamo anche particolarmente fieri di questo progetto che si è entrato in questa scuola, così cercheremo di capire meglio appunto questo documentario dal punto di vista tecnico. Grazie Ibanez, io sono anche curioso di vederlo tutto poi questo documentario. Valeriani, a te. Allora Mattia, appunto dicevamo che siamo con Silvia Degani, la nostra collaboratrice. Silvia, un progetto davvero importante, ma cosa c'è dietro? Come avete lavorato e soprattutto di che progetto si tratta? Sì, allora questo progetto, come dicevi tu, è molto importante perché è uno spunto per i ragazzi che sono abituati comunque a utilizzare la tecnologia, per utilizzarla anche in modo diverso e con un approfondimento. Per cui in questo progetto abbiamo cercato di far imparare a riprendere, a fare le riprese attraverso i loro mezzi di comunicazione che sono il cellulare, ma non solo, ho portato anche attrezzatura professionale e così si sono anche confrontati con un livello diverso. Poi abbiamo imparato a mettere insieme queste immagini che loro riprendevano, ma soprattutto, cosa che per me era importante, era la narrazione, cioè imparare a fare una narrazione che mettesse insieme più cose, cioè l'immagine, la musica, un testo, per cui in questo progetto si è anche affrontato il tema della narrazione scritta, quindi di raccontare attraverso le parole quello che era il territorio che andavamo poi a descrivere. E per loro è stato, secondo me, un progetto importante proprio perché in modo trasversale ha affrontato tutte queste tematiche, finalizzate poi a raccontare un territorio che era vicino a casa loro e che magari non sempre loro avevano avuto l'occasione di visitare e vedere. Quindi è stata, diciamo, una conoscenza in modo totale. Poi hanno lavorato in gruppo, quindi si sono confrontati fra di loro e, cosa molto importante, perché abbiamo realizzato anche delle interviste, è stato il mettersi in confronto con persone adulte, come relazionarsi e come costruire un'intervista e come anche affrontare una tematica, quindi la reperibilità delle fonti, cercare contenuti sull'argomento. Ecco, quindi possiamo dire che sostanzialmente questi ragazzi sono partiti da zero, quindi hanno imparato sia a fare le riprese, sia a fare i montaggi, a fare le interviste. Direi un vero e proprio lavoro giornalistico. Sì, 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 decisamente. E poi sì, mettere insieme tutti questi aspetti non è stato facile, ma sicuramente si sono impegnati e il fatto di essere comunque in gruppo, avere anche la docente di riferimento che aiutava e che li conosceva è stato molto importante, perché dove non arrivava magari uno studente che era più coinvolto magari nel montaggio, arrivava l'altro che invece aveva una predisposizione maggiore per magari il testo, ecco. E diciamo che in tutto questo progetto è stato importante anche entrare in relazione con persone del territorio, quindi magari l'associazione di volontariato che si è legata al centro educativo ambientale, oppure il centro, uno speleologo che abita ad Albinea e che si occupa anche di architettura del paesaggio e che quindi ha portato la sua esperienza rispetto al carsismo in queste zone. E poi
insomma la parte storica e quindi con tutta la parte inerente al castello di Borzano, insomma ci sono stati tanti argomenti che hanno affrontato in modo diverso e anche con uscite sul territorio, perché ovviamente è stato importante anche quello. Ecco Silvia, se non sbaglio mi pare che oggi pomeriggio ci sia qualcosa di particolare. Sì, oggi pomeriggio c'è il secondo convegno organizzato dal Comune di Albinea, la sala civica, dove ci saranno presentati diversi progetti legati all'Agenda 2030, e quindi legati all'ambiente, alla giustizia, alla pace, e nel primo pomeriggio verrà proiettato anche il documentario, il video e il cortometraggio che hanno realizzato i ragazzi. Quindi è un'occasione buona per chi fosse all'ascolto e volesse vedere questo bellissimo documentario, questo è l'appuntamento. Un'ultima domanda Silvia, prima di ricevere la linea allo studio, quanto tempo ci avete impiegato per concludere dall'inizio fino alla fine questo progetto? Ah, il progetto era di 30 ore, quindi distribuite nell'arco di un paio di mesi, perché abbiamo lavorato un pomeriggio alla settimana, con una cadenza di una volta alla settimana, per 3 ore, quindi sì, 30 ore esattamente sì, di lavoro. Beh, un buon record. Sì, sì, decisamente. Perfetto, grazie mille a Silvia Degani, grazie. Allora Mattia, ti ricevo la linea, poi tra poco andremo a parlare con alcuni dei ragazzi e sentiremo naturalmente le loro impressioni su questo progetto. Grazie Manes, allora facciamo così insieme a Silvia Degani questo video sul loro paese, sul loro territorio. Ibanez, allora adesso ci fai sentire anche le loro voci? O hanno timore di essere intervistati? Diciamo che alcuni hanno un po' timore, altri invece siamo riusciti a strappargli qualche parola. Adesso andiamo a sentire dalla loro diretta voce, visto che alcuni hanno timore, il primo non ce l'ha. Infatti si chiama Leone, quindi lui andiamo subito con Leone. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, cos'è che ti è piaciuto di più di questo progetto? Ma in generale direi tutto, la collaborazione, il fatto di usare ciò che conoscevamo e ciò che ci hanno fatto conoscere. Direi che è stato un progetto molto coinvolgente, molto bello, mi ha divertito e mi è piaciuto molto. Ecco, qual è la parte che tu hai fatto in questo progetto? Allora, tutti facevamo un po' di tutto, però maggiormente a me è piaciuto di più il montaggio, perché avevo già avuto qualche esperienza per conto mio di montaggi e quindi preferivo di gran lunga partecipare per più tempo al montaggio e alle riprese che al resto. Però comunque abbiamo partecipato tutti ad ogni singola cosa. Quindi secondo te da questa esperienza, visto che ti è piaciuto molto questo montaggio televisivo, quindi siamo in TV, potrebbe magari essere un mestiere per te un domani? Un mestiere? Forse. Combinato alla scuola che sto studiando. Perfetto, grazie Leone. Grazie. Prego. Allora, Massimiliano, dove è andato? È andato qua? Allora, Massimiliano, ecco. Allora, anche tu, come ti sei trovato in questo progetto? Io mi sono trovata molto bene, soprattutto conoscendo molti compagni nuovi con cui ho lavorato molto bene, e soprattutto è stato molto bello la parte di editing, dove sono stato molto aiutato, ho imparato molte nuove cose che mi serviranno di sicuro nella vita. Quindi anche tu hai fatto la parte di montaggio soprattutto? Sì, insieme a Leone, che eravamo nel gruppo insieme, dove ci siamo divisi equamente i ruoli, però anche le gite sul campo sono state molto belle e ci hanno fatto unire come gruppo. Ecco, tu conoscevi questa parte di territorio? Sì, sì, c'ero già stato molte volte, perché ho anche dei parenti lì nelle zone, quindi ci sono sempre andato sia da piccolo ed è stato molto bello ritornarci. Perfetto, grazie Massimiliano. Andiamo con Caterina. Ciao Caterina. Buongiorno. Allora, anche tu hai partecipato a questo progetto e anche tu hai fatto la parte di montaggio, video, cos'è che ti è piaciuto di più? Allora, ognuno faceva un po' di tutto, però diciamo che la mia cosa preferita sono state le uscite nel territorio, perché ci hanno proprio permesso di stare a contatto con la natura, ma allo stesso tempo anche con i nostri amici, quindi imparare molte cose nuove, ma sentirsi molto a proprio agio, e quindi è stato molto bello. Quindi ti è piaciuto molto, diciamo, conoscere il tuo territorio, il tuo ambiente, insieme ai tuoi compagni, e vi siete anche un po' uniti, forse un po' di più, no? Sì, anche perché io in quel territorio non c'ero mai stata, è stata la prima volta e mi sono divertita molto. Perfetto, grazie Caterina. Prego.
Rodrigo. Allora, ultimo ma non per ultimo, Cristiano, che lo vediamo, eccoci qua. Allora, Cristiano, tu che ruolo hai fatto in questo progetto? Come ha ripetuto la Kate prima, tutti abbiamo fatto un po' di tutto, però ha lavorato molto sul montaggio, che mi è piaciuto molto, e per esempio sulle uscite sul territorio abbiamo lavorato tutti, e ci ha permesso di rafforzare molti rapporti anche tra di noi, e è stata la parte per me, a mio avviso, più bella. Però, come ho ripetuto prima, tutti hanno lavorato tutto, è stato molto bello. Ah, e se non sbaglio avete fatto anche delle interviste? Sì, abbiamo intervistato delle persone che erano molto informate, diciamo, geologi, persone del CAI, molto informate su questo argomento, che proprio ci lavoravano con l'anello di Cale del Vento, ci hanno spiegato, dato le nozioni molto importanti, per esempio la tana della Mussina, molte informazioni sui tunnel sotterranei e molte altre informazioni. Ecco, quindi sono stati in tanti che hanno curato la parte tecnica, come si dice in TV, ma la parte giornalistica, anche se non faccio la domanda, chi è che ha fatto le domande di voi? Allora, eravamo divisi per gruppi. Ecco, uno... Eravamo divisi in vari gruppi, e per esempio io ne ho fatte alcune, precisamente al geologo che ci ha parlato della tana della Mussina, e gli altri gruppi, cioè per ogni gruppo aveva una parte di giornalismo, cioè c'era chi teneva la luce, chi teneva la telecamera, chi registrava, chi aveva il suono, chi intervistava, quindi abbiamo lavorato con tutti. Perfetto. Anche altri oltre a me, per esempio, nel mio gruppo hanno fatto alcune domande. Benissimo, grazie Cristiano. Quindi avete visto, insomma, che bel progetto che ha portato questi ragazzi un po' a scoprire quello che è il mondo del filmmaker, dei documentari, e quindi tutti insieme hanno lavorato. E un'altra cosa che abbiamo scoperto in questa puntata di Caro Diario è che sicuramente l'unione fa la forza, cioè il lavorare e l'interagire insieme è sicuramente una cosa molto importante per questi studenti, che naturalmente si sentiranno forse probabilmente molto più uniti. Dalla scuola di Albinea è tutto, grazie a Riccardo alla telecamera, e vi ricediamo la linea. Grazie Ibanez, mi è parso di capire che sia più affascinante il computer per montare che non il microfono per ideare dei testi, ma ad ogni modo sei tu che hai avuto questo polso. Grazie per i tuoi contributi e naturalmente un buon ritorno qui da noi, perché poi ci sono le previsioni del tempo più tardi, devi prepararle per dirci come sarà il weekend. Detto questo, arriva ora una notizia.